ingredienti sono 75 g di farina 0, 45 g di farina 00, 45 g di farina di grano saraceno, 5 g di sale, 15 g di lievito madre, 15 g di crusca, 175 ml di acqua tiepida. Ho già messo insieme in questa terrina i tre tipi di farina, quindi voi dovrete semplicemente prendere i tre tipi di farina diversi e metterli tutti insieme all'interno di una terrina. Poi mescoliamo un po', tanto per andare ad amalgamare il tutto. Andiamo ad aggiungere il lievito madre in polvere. Io uso il lievito madre essiccato in polvere. Andiamo a mescolare e poi gradatamente andiamo ad aggiungere l'acqua tiepida. Dovrete ottenere un composto che sia lavorabile a mano, ovviamente impastabile. Quindi. Adesso, prima di andare a formare il pane, quindi di andare ad impastare, dovremo lasciar lievitare questo composto per circa 2 ore. Io vi do come tempo indicativo 2 ore, però tenete presente che l'impasto dovrà più o meno raddoppiare di volume. Quindi a seconda anche della temperatura che avete in casa, perché se è più caldo lievita più velocemente, se è più freddo invece lievita con più fatica. Quindi a seconda anche di questo voi andate a vedere quando il volume più o meno ha raggiunto il doppio come dimensione, allora a quel punto vuol dire che la lievitatura ha raggiunto, diciamo, il suo massimo livello e quindi potrete andare poi ad impastare il pane. Adesso vi do come indicazione 2 ore e ci vediamo dopo per vedere la lavorazione completa. Adesso che l'impasto è raddoppiato di volume, andiamo a mescolarlo. Andiamo ad aggiungere ancora un pochino di farina, il sale e poi lavoriamo il pane in modo da poterlo infornare. Aggiungo un pochino di farina perché l'impasto è troppo morbido altrimenti. Quindi vado a mescolare. A questo punto aggiungo un pochino di sale e vado a mescolare. Adesso che l'impasto ha raggiunto questa consistenza, possiamo andarlo a mettere su un piano di lavoro e continuare l'impasto a mano. Lavoriamo l'impasto a mano. Scusatemi se ho i guanti, ma sapete che io non li utilizzo mai. Se avete visto i miei video, lo sapete che io impasto sempre a mani nude. Però questa volta dovevo mettere i guanti per un problema diverso. Adesso che abbiamo ottenuto un impasto di questo genere, andiamo a mettere un pochino di crusca sulla base del tegame, perché poi il pane va appoggiato sulla crusca. Quindi la crusca ci servirà. Non tanto per l'impasto, ma perché poi va messa sotto, perché il pane di Priora sotto ha appunto la crusca. Quindi senza esagerare, ovviamente, però insomma così. E posizioniamo sopra il nostro pane. Diamogli una forma arrotondata di questo genere. Io ho scelto di fare una cosa di piccole dimensioni. Adesso che abbiamo ottenuto questa pagnotta, andiamo a fare delle piccole incisioni sulla superficie. Quindi andiamo a fare così. Ovviamente le incisioni devono essere piccoline, non nel caso di. Andiamo a fare questo lavoro, una specie di scacchiera. Ecco. Adesso lo andiamo a mettere in forno a 180 gradi. Per circa 30 minuti. Ecco, questo è il risultato del pane di Triora. Ovviamente, essendo fatto in casa, è leggermente diverso da quello che voi trovate già fatto nei supermercati, però comunque è la ricetta tipica del pane delle streghe. Vi auguro buon appetito e ci vediamo al prossimo video.